una delle peggiori dal punto di vista del rischio ambientale e sanitario della regione, una delle peggiori in 40 anni di iniziative, e non siamo ancora riusciti ad ottenere una bonifica, perché questa discarica dal nostro punto di vista va assolutamente bonificata, perché proprio ultimamente, nell'ultima verifica fatta un paio d'anni fa, si è dimostrato ancora una volta che contiene rifiuti molto pericolosi e che tra l'altro fortunatamente non sono neanche in profondità nella discarica, ma abbastanza in superficie, su 2 metri, 2 metri e mezzo, e che vanno assolutamente dal nostro punto di vista rimossi. Una discarica abbastanza vicina, anzi vicinissima all'autostrada, e che si prestava a essere riempita da qualsiasi rifiuto, da qualsiasi personaggio, da qualsiasi smaltitore. Ci siamo ritrovati pertanto una discarica piena di veleni e dagli interlocutori, perché va ricordato che è entrata nel SINCAFFARO, proprio perché ci sono i rifiuti, anche i rifiuti del CAFFARO nel 2003, e ormai sono passati 16 anni da quella data, dove il Ministero ha inserito anche questa discarica assieme ad altre due nel comune di Castagnato nel SINCAFFARO, non è ancora successo nulla. Il sindaco si è dato da fare per vedere di risolvere il problema con una semplice copertura. Solo a coprirla, cosa succede? Che l'acqua laterale, siccome non va solo in verticale ma va anche in orizzontale, entra comunque nelle viscere di questa montagna di rifiuti e come dire, rischia sostanzialmente di rendere inefficace la copertura. Tra l'altro, per la sottovalutazione fatta dall'amministrazione comunale del tempo, neanche tutta la discarica è stata inserita nel SINCAFFARO e perciò ce ne sarebbe anche un bel quinto che non verrebbe neanche coperta, neanche coperta. Abbiamo diffidato sostanzialmente il sindaco di Passirano e il commissario di governo del sito del SINCAFFARO, Moreni, a non fare questa iniziativa, perché sarebbero circa comunque 2 milioni di euro buttati, perché sarebbe inefficace. Abbiamo scritto al Ministero, alla Regione, alla Prefettura e anche alla Procura, e alla Procura della Corte dei Conti, perché si intervenga.